Sir John Colville, lei è stato accanto a Winston Churchill per un decennio e ha vissuto le storiche giornate di Yalta. È vero che Churchill a Yalta era amareggiato? No, non direi fosse amareggiato, direi piuttosto che era deluso. La ragione principale di tale delusione era dovuta al fatto che Churchill sperava in un risultato migliore. Churchill e Roosevelt si erano incontrati prima di Yalta nel Mediterraneo, a Malta, ed avevano discusso i problemi di comune interesse anglo-americano. Purtroppo a Yalta, essendo Roosevelt l'unico capo di Stato, ebbe la presidenza di tutte le riunioni plenarie, ma non poté esercitarla con il necessario vigore. Come lo stesso Churchill mi confidò, Roosevelt era già un uomo segnato dalla morte e difatti morì circa un mese dopo. Churchill constatò che Roosevelt a Yalta non era in grado di usare tutta la propria abilità così evidente uno o due anni prima di allora. Roosevelt, inoltre, osservò Churchill, era circondato a Yalta da consiglieri idealisti e pieni di buona volontà, soprattutto quelli del Dipartimento di Stato, i quali si erano convinti che il regime sovietico fosse cambiato davvero in seguito alla guerra e che nell'avvenire la pace del mondo sarebbe stata affidata a due superpotenze, entrambe liberali e democratiche, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica. Certo, Churchill non coltivava questa pia illusione, era stato più rapido di Roosevelt, aveva capito al volo che dietro l'immagine amichevole della Russia che Stalin aveva presentato a Yalta si celava la volontà del Cremlino di dominare tutta l'Europa orientale.